Perché devo contare? In un tempo lontano, in un piccolo villaggio circondato dal deserto e situato nell'antica Persia, un bambino osservava dalla finestra della sua abitazione le tante bancarelle colorate del mercato. Le tonalità di queste variavano dal rosso fuoco al verde acceso e spiccavano in mezzo alle case dei colori spenti. Il vociare, anche se ovattato, giungeva al bambino, i cui occhi scuri si attavano da un punto all'altro dell'immensa piazza. Sabaton, vieni qua. La voce della sorella lo riportò alla realtà. Sabaton si affrettò a raggiungere la ragazza nella stanza accanto, che lo aspettava in piedi sulla soglia della porta. Vai a comprare 6 mele, gli porse le monete in un cestino. Dovrebbero bastare 10 di queste, ma te ne darò qualcuna in più, concluse. Sabaton annuì prendendo i soldi e uscì di casa. Il bambino raggiunse il centro del villaggio ed entrò nella piazza. Guardandosi intorno, individuò la bancarella della frutta e si avvicinò verso di essa, facendosi strada tra la folla. Arrivò al bancone pieno zeppo di ortaggi di ogni genere. C'erano mele, pesche, banane, peperoni e tuberi, e Sabato riuscì a scorgere persino qualche mango, probabilmente importato da un commerciante straniero. Allungò la testa per cercare il venditore, che stava contrattando con un altro cliente dalla lunga barba grigia. Cercò di farsi notare, ma senza successo. Quindi si limitò ad aspettare che finissero di parlare. Quando l'uomo si allontanò dalla bancarella, il venditore abbassò lo sguardo sul piccolo Sabaton. Bambino, di che cosa hai bisogno? Domandò con un sorriso scaltro. Sabaton indicò le mele sul bancone. Quante di queste? Chiese il venditore. Qualcosa con la S. 6? 7? 6! Esclamò Sabaton. Mia sorella mi ha detto 6. Il venditore gli porse 6 mele e lui le ripose nel cestino. Sono 10 dalici, disse allungando la mano aperta verso il bambino. Sabaton gli porse tutte le monete che aveva, e il venditore ne prese prima 10, di nascosto 4 in più. Il bambino afferrò il resto e si allontanò sorridente. Stava per tornare a casa, quando notò in un angolo un vecchio seduto su un ampio tappeto, che stava scrivendo su un lungo papiro. Si avvicinò incuriosito e si mise ad osservare in silenzio. Ti serve qualcosa? Domandò l'uomo alzando lo sguardo. Cosa vuoi? Ripeté quando non ottenne risposta. Cosa fai? Chiese Sabaton, sempre più curioso. Conto, faccio il mio lavoro. Lo scriva, rispose l'uomo infastidito. Cosa vuol dire contare? Vuol dire usare i numeri per misurare le cose. E cosa sono i numeri? Uno come te, due come noi, tre come i re di Persia, Ciro, Dario, quattro come i dalici che il mercante ti ha rubato, cinque, sei come le mele che hai comprato, sette, come i miei anni! Ah sì? E chi te l'ha detto che hai 7 anni? La mamma? Il papà? No, mia sorella. Mamma e papà sono partiti per un viaggio lontano. L'espressione dello scriba si addolcì improvvisamente. Ci fu un attimo di pausa. Oh, disse a un certo punto lo scriba, tornando indifferente. Mi dispiace. Su di loro calò un silenzio imbarazzante, che venne interrotto nuovamente dallo scriba. Sai quanti soldi hai dato al venditore? Chiese lui cambiando argomento. 10 monete, rispose il bambino. Te ne ha prese 4 in più. Ma non è possibile! Sì, invece, se ne ha approfittato. Di cosa? Del fatto che tu non sappia contare. Il bambino ci pensò su, mentre lo scriba sembrò riflettere rapidamente. Vieni qui, se vuoi ti insegno a contare, disse l'uomo ad un tratto, spostandosi dal lato del tappeto per fare spazio a Sabaton. Il bambino lo fissò riluttante. Perché dovrei imparare a contare? Chiese. Perché contare è importante. Anche gli animali sanno contare. Vieni, lo invitò lo scriba. Ti voglio raccontare una storia. Sabaton si mise comodo e il racconto cominciò. C'era una volta un giovane contadino che possedeva un campo di grano. I raccolti andavano bene. Ogni anno riusciva sempre a procurare il cibo per lui e per la sua famiglia. Un giorno, nella torre accanto al campo, fece il suo nido un grosso corvo nero che iniziò a raziare il grano, mangiando i semi. Il tempo passava e il contadino non riusciva a raccogliere nulla dal campo. Ormai ridotto alla fame, decise di catturare il corvo. Una sera si avviò verso la torre, munito di gabbie, ed entrò. Subito il corvo, sentendo l'uomo arrivare, volò via. Il contadino aspettò che l'animale tornasse, ma invano. Stanco di attendere, il ragazzo uscì dalla torre e notò il corvo che lo guardava da un albero lontano, pronto a rientrare. Il ragazzo era arrabbiato. Il corvo si era accorto di quando sono entrato e ha aspettato che uscissi. Domani ci ritorno e con un mio amico scommetto che quella bestiaccia non riesce a contare fino a 2. Lo confonderò! Il giorno successivo il ragazzo entrò come aveva pianificato con il suo amico. Quando furono nella torre, il corvo scappò come la sera precedente e tornò a posarsi sul grosso albero del giorno prima. Il
Uno dei due uomini uscì dalla torre e l'altro aspettò l'animale all'interno, ma il corvo non si lasciò ingannare. Egli sapeva che erano in due stavolta gli uomini che gli davano la caccia, perché li aveva contati quando erano entrati. Sempre più arrabbiato, il contadino tornò a casa. Quindi quello stupido animale sa distinguere l'uno dal due. Domani ci andremo in tre, forse questa volta riuscirò finalmente a catturarlo. Il giorno seguente riprovò, ma l'animale non si lasciò confondere. Vide uscire il primo, poi il secondo e infine il terzo. Solo allora si decise a tornare. Quindi quella bestiaccia distingue il due dal tre. Non posso crederci, ma voglio proprio vedere fino a dove sa contare, disse il contadino. Sempre più furente, si riprovò i giorni successivi, portandosi ogni giorno un amico in più, finché non furono in sei. Come sempre, uscirono una volta. Quando il quinto se ne andò, il corvo finalmente riuscì a catturarlo. Il povero animale distingueva l'uno dal due, il due dal tre, il tre dal quattro, ma non il cinque dal sei. Sapeva contare solo fino a cinque e questo gli costò le penne. Cosa ha fatto poi il contadino a quel povero animale? Chiese il bambino. La scriba ridacchiò. Non ti preoccupare, lo catturò per poi lasciarlo libero altrove, in modo che non distruggesse più il suo campo. Sabaton ci pensò su. Perché mi hai raccontato questa storia? Chiese. Per farti capire l'importanza del saper contare, rispose lo scriba. Allora mi insegni? L'uomo annuì e iniziò a spiegare. Hai capito? Concluse lo scriba dopo un po' di tempo. Sì, disse il bambino, però ora devo fare una cosa. Sabaton si alzò e si diresse verso la bancarella della frutta. Potrei avere i miei quattro dorici? Chiese. Il mentore lo guardò allibito e dopo un attimo di esitazione gli ridiede di malavoglia il denaro che gli aveva rubato. Lo scriba intanto lo osservava con orgoglio da lontano.